Ciao a tutti, bentornati al mio canale. Oggi vi porto un tutorial di come fare una crema fai da te. Io da un bel po' che stavo cercando come farsi le creme e ho trovato un tutorial di una ragazza latinoamericana che abita negli Stati Uniti e leggendo i commenti, leggendo tutti i video, tutto quello che fa, tutti quanti dicono che è buona. Allora io voglio provarla, l'ho fatta e la proverò per voi. Poi fra un mesetto vi darò, diciamo, vi dirò sempre in un video se funziona o meno. Allora, che se sei vegana, se sei vegetariana, questo video non fa per voi e andate a vedere altri miei video, vi lascio qua sopra il link che vi manda direttamente al mio canale e lì potrete vedere altri tutorial. Se nel caso siete di menti aperte e avete un po' lo stomaco un po' più duretto, non siete schizzinozze, rimanete qua con me. Questo video lo dividerò in quattro sezioni, cioè lo dividerò in quattro parti. La prima è questa qui, dove vi faccio vedere la crema. L'ho messa in un contenitore. La seconda parte dove andrò a fare l'applicazione, quindi fra un po' mi struccherò, farò la mia routine di notte e fra un po' vado a nanna, mi metto il pigiama quello. Però prima vorrei far vedere l'applicazione della crema e poi domani mattina registrerò, diciamo, le prime impressioni e poi dopo vi lascio il tutorial perché se rimanete fino a lì, guardare fino a quel pezzetto lì dove vi sto dicendo le prime impressioni, se magari vi interessa, continuate a guardare e proprio alla fine c'è il tutorial. Allora, io spero che questo video vi piaccia, io vado subito a farmi la mia routine per togliermi quello che mi è rimasto del trucco, che non è tanto. E niente, ci vediamo fra un po'. Ok, già ho il mio viso è pulito, l'ho pulito come faccio di solito, però questa volta non farò la mia routine con gli oli, con il mio tonico, non farò niente di quello perché andrò a testare la crema. Allora, questa crema qua, come vedrete nel tutorial, ha un componente, è il grasso dell'animale, quindi come odore, c'è un odore un po' forte, non saprei che cosa paragonarlo. Quindi, quello qui è proprio come un burro. Ecco qui, è proprio come un burro. Io andrò ad applicare con il calore delle mani, diventa un olio. Scusa tesorina, io ho mia figlia qua a fianco che anche lei vuole far parte del video. Però già poi dopo no, pensavo peggio. Me la metto qua. Il motivo che lo sto facendo adesso, no, prima di andare a letto, è perché voglio, penso che con questo pochettino vada bene. È perché se nel caso non resistevo l'odore o magari mi iniziava a bruciare, a pizzicare, non lo so, mi lavavo il viso e ora ho applicato dappertutto. Allora, la crema in sé si sente liccia, è molto idrata tantissimo, è molto soffice. Anche se qua è duretta, stavo dicendo che nella consistenza la trovo oleosa. Si deve assorbire, quindi vedrò più o meno quanto tempo ci vuole perché così non vado a dormire io con questa cosa qua. E siccome è il limone, mi raccomando ragazze, domani mattina il giorno seguente, cioè la mattina, dobbiamo lavarci per bene il viso, mi raccomando, questa crema si mette soltanto la notte e promette una crema che attenua cioè che toglie le rughe. Io sinceramente l'odore non è che mi puzza, fra un po' domanderò a mio marito se dà fastidio. Vorrei vedere quanto tempo si mette in asciugare. Domani mattina vi dirò tutto, vi dirò se ho dormito con questa crema, e se mi ha dato fastidio, se... Quindi, c'ho qua mia figlia. Quindi ci vediamo domani mattina.
Buongiorno ragazze, mi sono appena svegliata, diciamo 5 minuti fa, il tempo di accendere la telecamera. Allora, si è assorbita perfettamente, soltanto un po' qua che lo sento un po', diciamo, grassoso perché io sono di pelle mista, quindi qualsiasi cosa io metta nella fronte è così. La crema più o meno un'ora si è messo per assorbirsi bene, perciò l'avevo messa prima di dormire, molto prima di dormire. Nel caso avevo qualche reazione un po' strana, mi lavavo e basta. Però niente, l'ho lasciata, ho dormito supino, si dice, cioè così, perché avevo un po' di paura che mi finisse sulle lenzuole, non lo so se come era la prima volta. Ho raccolto i capelli, siccome li ho lavati ieri, voi sapete che io sono dei capelli grassi. Una cosa che volevo dire per le ragazze che magari non le piace questa idea di mettere qualcosa di provenienza animale sul viso, secondo me bisogna provare. E il mio discorso è questo, dopo che abbiamo messo, o almeno io, no? In precedenza, prima di conoscere cos'era lince, queste cose, sicuramente sul mio viso sono andata a mettere delle cose con paraffina, con petrolatum, quindi io ho detto se ho messo quelle schifezze sul mio viso, cose provenienti dal petrolio, tanto va a mettere, provare un'altra cosa. Non puzzo per niente, ho fatto sentire mio marito, le ho detto senti un po' questo qua, mi ha detto non sa di nulla. Infatti lui nemmeno sa che cosa ho fatto io. Adesso vado a lavarmi bene bene il viso e la ragazza consiglia, siccome è al limone, bisogna lavare bene bene. E io vi lascio il tutorial e spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao! Aspetto i vostri commenti qua sotto. E se ancora non siete iscritti al canale potete farlo. Qua sopra dici iscriviti e così potete essere aggiornati su altri miei video. Ciao! Per fare la nostra crema antirughe ci occorrono 10 gocce di un limone, ci occorreranno qualche goccia di qualche olio essenziale o qualsiasi olio con un po' d'odore che voi tenete lì a casa. Io in questo caso farò un piccolo spruzzo sulla mia crema con questo olio qua. 2 o 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Mi occorre qualche contenitore in plastica, io sto utilizzando questo di una crema corpo che avevo, quindi l'ho pulito, l'ho lavato e l'ho sterilizzato. E mi piace perché c'è questo pezzettino qua, quindi qua dentro andrò a mettere la crema. Adesso vi parlerò dell'ingrediente principe. Come vi avevo detto, questa crema non è apta né per persone vegane né tantomeno vegetariane. Allora, sono andata in macelleria. Io ho qui 100 g di grasso di vitello. Il grasso di vitello e adesso vi farò vedere come si prepara questa meravigliosa crema che andiamo a testare oggi. In un pentolino andrò a sciogliere il grasso, abbasso la temperatura, cuoco medio basso e lo lascio stare così perché questo qua si deve sciogliere, quindi questo qua deve diventare un olio. Ok, ecco qui che inizia a sciogliersi un po', a cacciare l'olio, questo qua. In questo momento andremo a mettere 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. E le 10 gocce di limone. Ecco qua il limone. E continuo a scaldare questo. Poi questo metterò tagliando questo.
Quello che noi andremo a utilizzare è questa acqua qua, questa acqua oleosa, e quella che utilizzeremo è la carne, no, il grasso non si utilizzerà. A noi ci occorre soltanto questo qua. Io direi che posso spegnere. Qui sotto al contenitore e andrò a colare il mio composto, lo farò così a caldo. Verso qua, vedete, quello che mi occorre è quello bianco, sa un po' di carne, però non è un odore sgradevole, avevo immaginato peggio perché c'è il limone. Mentre prendo il mio olio e ando a fare due spruzzi, mescolo il tutto e questo qua si deve diventare un po' duretto, tipo proprio una cremina, inizia a solidificarsi. Quindi io lo mescolo così e lo lascio stare e vi dirò più o meno quanto tempo ci è voluto per farlo solidificare. Quindi io lo lascio stare e vediamo. Già inizia a solidificarsi questo dopo mezz'oretta. Ecco, qui dopo un'ora e mezza, vedete? Adesso la terrò così. Vedete? Sono contenta del risultato, davvero, davvero molto contenta. Non lo so se dalla luce si vede, scusate che sto finendo di fare colazione, però è l'unico momento che ho per toccarmi, faccio veloce. E io penso che ho finito. Io vi ringrazio, vi mando tanti besitos e al prossimo video tutorial. Ciao!